I ragazzi sono stati eccezionali oggi sotto tutti i profili. Quando io dico che accetto l'errore tecnico e tattico è una verità. Loro lo sapevo che non avrebbero più sbagliato da un po' di tempo, non avrebbero più sbagliato la partita sotto l'aspetto mentale e fisico. Quando hai questo poi devi migliorare sull'aspetto tecnico. Oggi c'erano 50 anni di differenza fra noi e loro. 50 anni vuol dire che dall'altra parte c'era gente che aveva fatto 3, 4, 5 campionati di più dei nostri. E quindi devi accettare anche degli errori banali che fanno, ma così stanno crescendo molto, sono molto contento di questa cosa. E la crescita, ve lo dico perché ormai lo sto dicendo da tempo, la crescita è nata dai pareggi. È inutile che... Questo è i pareggi, non prendere gol, tutto questo ha fatto sì che la squadra crescesse e che poi, come ho detto, abbiamo vinto col Benevento, abbiamo pareggiato ad Ascoli. Il pareggio di Ascoli è stato determinante per la vittoria di oggi. La cosa, io sono venuto qua perché, di là del discorso Brescia, ma sono venuto qua anche per dimostrare che nel calcio di oggi, negli ultimi 10 anni, si dicono tante di quelle cazzate. Perché sembra che l'allenatore anziano, diciamo, o più vecchio, non faccia il calcio. Sembra che se non sei giovane non sei capace di giocare a pallone. Questa è veramente una stupidaggine che sento da 10-15 anni, perché conviene a delle persone che parlano di calcio in un modo diverso e che convincono che queste cose sono vere, e io volevo dimostrare che sono stupidaggini, perché gli allenatori sono tutti bravi, gli allenatori italiani sono tutti bravissimi, i giovani sono molto bravi, ma molto, tecnicamente sono bravissimi, solo che oggi con situazioni di questo tipo l'allenatore esperto è quello che riesce a gestire meglio le situazioni. Ma io ho detto che noi oggi possiamo permetterci di dire che dobbiamo vincere le partite, e possiamo vincerle, e che gli altri devono preoccuparsi di noi oggi. Ragazzi, sono stati eccezionali, perché non è stato solo il discorso di Andrea, che purtroppo ha avuto questo problemino nel riscaldamento. Avevamo anche Romagna, che durante la partita ha avuto un problema importante, spero non importantissimo, e quindi abbiamo dovuto fare delle cose diverse, i ragazzi sono stati eccezionali sotto questo aspetto. Quindi sono doppiamente orgoglioso di allenare questi ragazzi. Sì, è un gol, come dicevo prima, di tutta la squadra, il recupero difensivo di Colì, l'azione grandissima di Camarà, di nuovo la palla di Colì, è stata un'azione un po' globale, che poi sono stato fortunato a trovarmi in quella situazione, però è un gol di squadra che ce lo meritavamo. No, noi non dobbiamo, come dicevi te, guardare la classifica, guardare i risultati degli altri, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare partita dopo partita il meglio che possiamo. E oggi abbiamo dimostrato di avere grande personalità e grande voglia di vincere. Sono 4 finali e adesso già pensiamo alla partita di Novara, come ci ha detto il mister, pensare subito a Novara, perché abbiamo avuto queste 3 partite in una settimana che sono difficili da affrontare dal punto di vista fisico, però siamo pronti e determinati a fare bene anche a Novara, ma noi pensiamo subito a Novara. Sì, l'assenza dell'Airone a pochi minuti dal fischio di inizio ti può spezzare le gambe, ma anche lui ci ha dato una grossissima mano, anche se non era della partita, a incitarci a restare tranquilli, e penso che la squadra ha dimostrato di avere personalità. Ormai gli arbitri poverini sono tutte le volte giudicati per una minima situazione. Io dal campo onestamente uno fa fatica a vedere, però l'importante era portare a casa i risultati, non ci fermiamo in polemiche che secondo me sono superflue. Sì, è stato un colpo duro quello, però abbiamo reagito, abbiamo lottato con tanto cuore e ce l'abbiamo fatta. Sì, il mister mi sta facendo giocare, diciamo, di più, però il mister Brock secondo me è assolutamente una grandissima persona e grandissimo mister. Io devo tanto a lui, mi ha insegnato tantissime cose, adesso il mister mi sta dando ancora più fiducia e sono felice. Sì, assolutamente, l'ho detto poco fa, che ancora non abbiamo fatto niente, mancano altre 4 partite, le faremo alla morte come abbiamo affrontato quest'ultima. Sì, siamo tanto uniti in questo momento perché abbiamo tutti un unico obiettivo e dobbiamo raggiungerlo in qualsiasi modo, spero che ce la faremo.